Subito su una logica di distribuzione in qualche modo abbinata, libri e cibo che in qualche modo si integrasse da subito, quindi al piano terra da sempre si è pensato a un caffè con la parte invece di libri, quindi la letteratura, le novità, quindi la parte più di fruizione immediata. Salendo lentamente ci si andava a collocare nel piano primo la parte di tempo libero, viaggi, cucina come libri, e si integrava proprio con la ristorazione vera, e salendo ancora in qualche modo si raggiungevano le scienze umane, la filosofia, tutto quello che aveva a che fare in qualche modo con la fruizione più lenta del libro, insieme alla letteratura per l'infanzia, uno spazio piuttosto ampio e dedicato, con la parte della vineria e all'inizio si era pensato nel valorizzare e lasciare a vista tutti i segni storici di questo luogo, perché questo è un luogo che ha molti, molti passaggi storici, per cui è una chiesa del 1200. Ad oggi noi abbiamo chiuso siamo assolutamente in linea con il budget per quanto riguarda le cose, siamo in linea su una struttura che deve fare per quanto riguarda le librerie, ma totalmente 8 milioni di euro, quindi 4 milioni di librerie, 4 milioni di librerie e 4 milioni di ristorazione, quindi fatturato non da poco. Non da poco, e ad oggi in questi mesi non di una semplice questione anche commerciale, siamo a budget. È una grande scommessa perché ovviamente sono tutte le variabili che ancora stiamo verificando. Quando abbiamo visto questo spazio ci è venuto in mente appunto che la grande scommessa poteva essere quella di legare cibo e cultura del cibo in uno spazio come questo. E non è un progetto che, cioè, per noi è un format che ad oggi è vincente e vorremmo anche replicarlo.